Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo all'ospedale Santa Croce di Fano nel reparto di senologia Breast Unit Marche Nord, perché ottobre si tinge di rosa, è il mese di prevenzione e di cura del tumore al seno, e allora ne parliamo nel dettaglio naturalmente con i nostri ospiti. Siamo con l'assessora Sara Cucchiarini per un'iniziativa davvero importante che coinvolgerà tutte le donne naturalmente all'ascolto, e quindi una donna tra le donne per le donne in una giornata estremamente importante nel mese della prevenzione. Bellissimo lancio, direi, per presentare quello che è un appuntamento al quale tengo molto, al quale l'amministrazione comunale tiene molto, che è dedicato appunto nel mese di ottobre, che è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un appuntamento che noi dedichiamo proprio a questo. E un appuntamento dove comunque andiamo innanzitutto a rendere un servizio di divulgazione importante per le donne, ma andiamo a far conoscere anche comunque quella che è una struttura sanitaria d'eccellenza del nostro territorio, che dovrebbe essere maggiormente conosciuta e sulla quale le donne dovrebbero e possono appoggiarsi di più di quello che non fanno già. La Breast Unit è un centro multidisciplinare che non è solo un luogo fisico, ma è anche proprio un percorso che accompagna le donne nella fase della prevenzione, nell'individuazione della cura migliore e anche le accompagna comunque nei follow up successivi a lungo termine, e aiuta anche a individuare e a intercettare quelli che possono essere anche i fattori ereditari, per cui c'è proprio un percorso che accompagna la donna e la sua famiglia, direi. Quindi allo stesso tempo credo che sia importante anche la presenza a questo momento di approfondimento e di incontro dell'Associazione Fior di Loto. Ringrazio la sua presidente Elida Battistelli che si occupa appunto in dialogo appunto con la struttura sanitaria di accompagnare le donne operate al seno, e lo fa con una delicatezza e con una compartecipazione emotiva alla quale tutti quanti dovremmo dare un sostegno, perché comunque è un'attività importante per il nostro comune, per il nostro territorio. Quindi spero che la giornata di oggi sia una giornata utile, che possa essere comunque un appuntamento che muova anche nella coscienza di tutte le donne che riusciamo a intercettare la consapevolezza di quanto sia importante fare la prevenzione, e vorrei cogliere anche questa occasione per ricordare che anche la Regione Marche, come tutte le regioni italiane, mette a disposizione di tutte le donne dai 50 anni fino ai 69 lo screening mammografico gratuito ogni 2 anni. Io mi raccomando con tutte le donne di andare quando vengono chiamate per questo screening, perché la prevenzione è vita, è importantissimo. Purtroppo sappiamo che solo poco più del 50% delle donne risponde a questa chiamata, perché magari ha altro da fare, non ha tempo, o magari si dimentica di rifissare un appuntamento, ma invece se magari quello che la regione gli ha dato di default non fosse adatto insomma per le proprie disponibilità, invece è molto importante andare o rifissare un appuntamento e tenersi monitorate costantemente, perché sappiamo che il carcinoma mammario è un tumore molto aggressivo. Non abbiamo visto che è in crescita oltretutto anche per le donne più giovani, e prevenirlo in tempo utile dà una grande possibilità di curarlo. È per questo che è molto importante tenersi monitorate e sotto controllo. Direi anche che sarebbe, visto appunto che questo tumore colpisce sempre più donne giovani, sarebbe importante anche comunque fare una richiesta alla Regione Marche, cioè di permettere a questi screening oncologici di partire prima, non partire dai 50 anni ma già dai 45. Questo potrebbe essere già un grande risultato in termini di prevenzione sanitaria.
piacere di incontrare il direttore del reparto Senologia Breast Unit dell'ospedale di Fano, il dottor Cesare Magalotti. Dottore, vorrei chiederle come mai l'importanza di rivolgersi alla Breast Unit piuttosto che ad un'altra unità. Allora, una signora deve farsi curare, farsi controllare, farsi prendere in carico da una Breast Unit perché? Perché la Breast Unit è composta da vari specialisti, oncologi, radiologi, anatomopatologi, chirurghi, psicologi, fisioterapisti, radioterapisti, e tutte queste persone lavorano insieme per la paziente. Sono persone che sono formate e dedicate, ci tengo molto a far capire, formate e dedicate. Noi laureati in medicina e chirurgia possiamo fare quasi tutto quello che vogliamo. Io domattina posso alzarmi e fare il ginecologo volendo, l'ortopedico, non ne ho un'idea. Però le persone che fanno parte della Breast Unit sono persone formate per occuparsi di patologia mammaria e dedicate. Io opero solamente pazienti con tumore alla mammella, dalla mattina alla sera. Mi sono formato e mi dedico esclusivamente a questa cosa qua. Per cui la patologia mammaria è quello che io tutti i giorni cerco di affrontare e di risolvere per la paziente. Pertanto noi ci raccomandiamo che le pazienti, ho visto anche ieri su Mediaset la pubblicità, chiedete una visita senologica, giustissimo, chiedete una visita senologica a persone comunque formate e dedicate che fanno questo mestiere, non da un qualunque medico. È come se uno chiedesse a me, non so, di fare una visita ginecologica e non ne ho un'idea, lo ripeto, per cui non è che il medico sa far tutto, ma i tutologi non sono mai piaciuti, per cui una cosa a cui tengo molto che capiate è che il paziente che viene preso in carico dalla Breast Unit ha una probabilità di guarigione superiore del 18% rispetto a un paziente che viene curato in qualunque centro di chirurgia, oncologia, radioterapia. Per cui è molto importante, questi sono dati importantissimi che dimostrano che il fatto di lavorare insieme 10 specialisti, 12 specialisti, fa sì che sicuramente sia migliore, maggiore la percentuale di guarigione e migliore la qualità di vita che la paziente avrà per il resto della sua vita. Parliamo anche, dottore, delle tecniche di chirurgia plastica, che forse è riduttivo chiamarle in questo modo, perché in questi anni c'è stata un'evoluzione assolutamente positiva. Ho detto pure migliore qualità di vita, perché adesso noi riusciamo a fare degli interventi, adesso proprio ne abbiamo fatto una signora di Ravenna, dove abbiamo tolto un grosso tumore della mammella e con una tecnica particolare che si chiama chirurgia oncoplastica della mammella. In Italia siamo penso 2-3 centri che lo facciamo, noi siamo il centro più grosso come numeri per quanto riguarda la chirurgia oncoplastica della mammella, dove la paziente riesce a mantenere il volume della mammella e la forma della mammella nonostante togliamo delle grosse neoplasie o in posizioni molto scomode, tipo i tumori della mammella che nascono nei quadranti superiori della mammella, per il chirurgo è un incubo, perché poi l'incisione viene fatta sul décolleté e la signora per tutta la vita vedrà la sua bella incisione sul décolleté. Con questa tecnica qua noi togliamo i tumori dei quadranti superiori della mammella passando da sotto la mammella, per cui non si vede niente, la paziente non si va neanche operata, per cui le tecniche sono molto migliorate. Questo ci permette di dare comunque sicuramente, al di là della radicalità oncologica, pertanto la guarigione della paziente, una qualità di vita migliore, perché poi quello che rimane esternamente sono le cicatrici e i segni sulla mammella, per cui questa tecnica qua permette di dare una qualità di vita molto migliore ai pazienti. Allora, do il benvenuto a tutte le donne, a tutte le persone che ci stanno seguendo in questa modalità, diciamo, di ripiego, così per così dire, per riuscire comunque a mettere in piedi comunque un appuntamento importante al quale il Comune di Fano tiene molto, che è un appuntamento dedicato alla prevenzione del tumore al seno, in occasione appunto di quello che è il mese considerato il mese della prevenzione del tumore al seno. Sappiamo che comunque l'attenzione su questo tema deve essere 365 giorni l'anno, ma in occasione di questo mese, come Comune di Fano, abbiamo messo insieme una serie di iniziative per ricordare l'importanza della prevenzione e della cura di sé, soprattutto alla luce comunque di un periodo pandemico e anche di un lockdown molto lungo,
che non ha sicuramente creato le condizioni più giuste per le donne che comunque dovevano fare dei screening, visite che sono state rimandate e che dovranno invece, è molto importante che siano riprese e che siano seguite appunto da tutto il sistema sanitario. In questa occasione, come vedete, siamo collegati con alcuni dei medici della Breast Unit dell'ospedale Marche Nord, sede di Fano, che saluto e ringrazio per essere qui con noi oggi. E prima di entrare nel merito, c'è anche Alida Battistelli, che è la presidente di Fior di Loto, che voglio ringraziare calorosamente per la sua per la volontà comunque di costruire insieme a noi appuntamenti e momenti di divulgazione come questo, nonostante le tante difficoltà. Quindi grazie Lida per essere con noi. E prima di entrare nel merito dell'appuntamento, avrei piacere che appunto il sindaco di Fano facesse i saluti come insomma padrone di casa per il comune di Fano, appunto. Sì, grazie Sara. Colgo l'occasione intanto per salutare tutti, come direbbe uno noto, saluto tutti vicini e lontani, quando il famoso maestro che in qualche modo istruiva. Non lo cito a caso, perché anche queste iniziative fondamentalmente vanno in quella direzione, quella di portare un messaggio importante, informativo, di sensibilizzazione, ma proprio anche un messaggio umano. E saluto ovviamente coloro che sono i protagonisti di questo appuntamento, la Breast Unit Senologia di Marche Nord con il suo direttore, l'associazione Fior di Loto. Ma il primo pensiero che mi sento di esprimere, intanto, è un sincero ringraziamento per il lavoro fatto in questi anni, perché se a Marche Nord, nello specifico nella struttura di Fano, non solo, c'è un centro di eccellenza così importante per la professionalità di chi la dirige, di chi compone lo staff, ma anche per le scelte fatte in questi anni che vanno, dal mio punto di vista, nella direzione giusta. E vi posso garantire che percepisco che è un punto di riferimento importante. Entriamo nello specifico e quindi entriamo nel reparto di oncologia. Lo facciamo con la dottoressa Cappelletti. E a lei, dottoressa, chiedo quanto è diffuso il tumore al seno e quanti tipi di tumore esistono. Allora, parlare di tumore al seno vuol dire parlare di una malattia che colpisce una donna su 8. Quindi è il primo tumore per incidenza nel sesso femminile. Questo non ci deve confondere, nel senso che il tumore al seno non è una malattia, ma sono tantissime malattie, diversificate fra loro sia per biologia, sia ovviamente per stadio nel momento in cui noi le andiamo a scovare, tra virgolette. Ecco l'importanza della prevenzione perché è molto intuitivo capire che prima questi tumori vengono scovati e più facile sarà la loro cura. Per quanto riguarda la diversificazione di queste malattie, diciamo che a una prima scrematura si possono classificare quattro tipi di neoplasie alla mammella, che si chiamano luminal A, luminal B, tumori tripli negativi e tumori 3 più positivi. Ovviamente questi sono tutti tecnicismi che riguardano noi operatori, ma questo per farvi capire come a seconda della biologia del tumore che abbiamo davanti, noi avremmo non solo una prognosi, ma soprattutto una terapia estremamente diversa fra i vari sottotipi di tumore alla mammella. Ecco perché non deve spaventare la paziente il non fare la compressina per i 5 anni oppure il fare un trattamento biologico che dura per un anno. Queste differenze sono proprio dovute alla differenza biologica che sta sotto la malattia
e che diciamo le diversifica, ci permette di identificare la terapia migliore. Chi ce le dà queste informazioni? Queste informazioni sono a noi pervenute dall'anatomopatologo, ossia quando una paziente viene sottoposta ad intervento chirurgico, io dico sempre si va in sala operatoria con un nome e un cognome della malattia, se ne esce con una carta d'identità ben precisa e in base a questa carta d'identità che è fornita dall'anatomopatologo e che ci fa capire come la cellula tumorale si è modificata rispetto alla cellula normale, noi riusciamo ad identificare un trattamento che è modellato sulla singola paziente. Prima di entrare, di presentare appunto la Breast Unit, vorrei far un saluto e il suo diciamo intervento ad Alida Battistelli, con la quale abbiamo pensato insieme al dottor Magalotti l'appuntamento di oggi. Quindi io, Alida, presidente dell'associazione Fior di Loto, associazione che si occupa di donne operate al seno del nostro territorio, ecco, vorrei che ci facessi che ci dessi qualche informazione e che ci facessi anche il saluto della tua associazione. Bene, grazie e buonasera a tutti. Ringrazio intanto il Comune di Fano, il Sindaco Seri per l'importante iniziativa, in particolare l'assessora Sara Cucchiarini che si è attivata per l'organizzazione. Ed un grazie a tutta l'equipe della Breast Unit di Fano che si prodiga a lavorare con tanta professionalità e tanta umanità per la nostra salute. Questo è doveroso perché so veramente quello che fanno. Il tumore al seno, adesso io farò un piccolo escursus della nostra associazione, di quello che facciamo, o meglio, di quello che abbiamo fatto fino all'arrivo del Covid, perché poi con il Covid siamo state costrette a mollare tutto, però quello che abbiamo fatto, insomma, lo vorremmo rifare non appena, ecco, sarà possibile poter ricominciare in sicurezza tutto quanto. Il tumore al seno, come sappiamo, è più conosciuto e diffuso tra i tumori della popolazione femminile. Circa una donna su 10 si trova a dover affrontare questa difficile malattia nel corso della sua vita e purtroppo in età sempre più giovane. I medici poi che sono presenti lo potranno constatare tranquillamente. E questa malattia mette in crisi l'immagine che noi abbiamo di noi stesse, ci genera ferite che stentano a rimarginarsi nonostante che sia più passi il tempo. È importante quindi per tutte le donne prendersi cura soprattutto di se stesse, chiedendo innanzitutto informazioni e spiegazioni ai propri medici, come sempre. E poi rivolgersi anche all'associazione che si occupa specificamente delle loro stesse difficoltà, quindi un'associazione che si occupa di tumore al seno. Si parla di sanità di iniziativa e lo facciamo con Elizabeth Pastor Ruiz, che è un'infermiera case manager. Che cosa significa essere infermiera case manager? Allora, l'infermiera case manager è, diciamo, che è la responsabile del caso dal punto di vista assistenziale e all'interno del team multidisciplinare. Quindi il ruolo dell'infermiera case manager è quella di facilitare e accompagnare la paziente e il paziente dall'inizio del percorso fino alla fine. E all'interno della nostra azienda abbiamo i percorsi diagnostico terapeutico assistenziale, nel nostro caso il PDTA della mammella, dove praticamente è già tutto organizzato all'interno, quindi dal momento che alla paziente le viene diagnosticato o al paziente le viene diagnosticata la diagnosi di carcinoma alla mammella, è già tutto organizzato all'interno, quindi la paziente non deve pensare a niente e ci pensiamo a tutto noi, quindi viene organizzata la visita col chirurgo dopo la consegna della diagnosi con il radiologo o la visita con oncologo a seconda della terapia che viene decisa al momento della diagnosi. Allora, volevo dire che al momento della diagnosi noi ci incontriamo tutti i giovedì al mattino dove vengono discussi tutti i casi sia al momento della diagnosi che al momento dopo l'intervento. Quindi viene deciso al momento della diagnosi se è necessario fare l'intervento
o la terapia medica, che sia dall'oncologo o dal radioterapista, o che venga fatto direttamente l'intervento chirurgico. Quando poi viene fatto l'intervento chirurgico, viene discusa nuovamente e discuso il caso, dove poi viene anche deciso da parte di tutto il gruppo multidisciplinare qual è il piano terapeutico più adatto alla paziente. Quindi diciamo che il percorso serve proprio per creare un'assistenza personalizzata ad ogni paziente. Voglio ringraziare il dottor Cesare Magalotti, li vedete tutti con la mascherina perché giustamente debbono portarla. Insieme a lui c'è la dottoressa Claudia Cappelletti, oncologa, la dottoressa Tiziana Lombardi, radiologa senologica, e l'infermiera Elisabetta Pastor-Ruiz, case manager dell'unità senologica. Do la parola al dottor Magalotti e lo ringrazio. Grazie a voi. Voglio anche salutare l'amministrazione comunale per quello, tanto questa bella realtà di oggi, un po' ristretta perché purtroppo dobbiamo farla in questa situazione, e per tutto quello che sta facendo, l'illuminazione dei monumenti, per cui vi sentiamo sempre molto vicini. Ringrazio la nostra direttrice generale, che è molto sensibile, è una donna, tanto più sensibile sicuramente di altre persone, per tutto quello che ci fa fare tutti i giorni, lavorare in un certo modo, perché c'è tutto questo che siamo riusciti a metterlo in piedi, è soprattutto grazie a lei. Qui c'è un piccolissimo gruppo di persone che è una piccola parte del gruppo multidisciplinare, e noi regolarmente ci riuniamo tutte le settimane per discutere i vari casi clinici preoperatori e postoperatori. Adesso qui abbiamo il radiologo, l'oncologo, la case manager, però manca l'anatomopatologo, il radioterapista, lo psicologo, il fisioterapista, il fisiatra, e tante persone che appunto, il medico nucleare, che contribuiscono a far sì che questo lavoro vada in un certo modo, che la donna abbia una certa qualità e che tutto proceda come si deve. Dico questo perché, come dicevo con te Sara, è molto importante che la donna si affidi comunque a un gruppo multidisciplinare, un gruppo come questo qua, di persone che sono formate e dedicate a questo lavoro. Dico questo perché, come ho detto in altre interviste, perché la donna che si affida, che viene presa in carico da una breast unit, ha una probabilità di guarigione molto più elevata, si parla del 18-20%, rispetto alla donna che si affida a un medico qualunque. Non per sminuire il medico qualunque. Sicuramente le persone che sono formate per fare questo mestiere, cioè sono andate a scuola per imparare questo mestiere, non sono solo inventate, e dedicate a questa professione, sicuramente riescono a esprimere al meglio questo lavoro e soprattutto dare una qualità migliore per la donna. Dobbiamo sempre pensare che il nostro lavoro è in direzione alla qualità e alla guarigione da questa malattia della signora. La responsabile dell'unità operativa semplice di senologia diagnostica è la dottoressa Lombardi. Dottoressa, con lei parliamo dei fattori di rischio, della diagnosi precoce e anche dell'importanza della mammografia. Il tumore al seno è la neoplasia maligna più frequente nel sesso femminile. Pur trattandosi di una patologia così frequente, assistiamo comunque costantemente, ormai da anni, a una riduzione della mortalità. Riduzione della mortalità che da una parte sicuramente è dovuta al miglioramento delle terapie oncologiche e dall'altra alla diffusione dei programmi di prevenzione. Infatti quando parliamo di prevenzione possiamo agire su due fronti. Da una parte la prevenzione primaria, che consiste appunto nell'individuare quali sono i fattori di rischio per questa patologia, cercando di eliminarli in modo da ridurre appunto il rischio di ammalarsi. E infatti sappiamo come ad esempio l'uso prolungato di terapie ormonali sostitutive dopo la menopausa, l'obesità, l'abitudine al fumo, l'uso di alcol sono fattori che aumentano il rischio di ammalarsi di tumore alla mammella. Per cui adottando degli stili di vita più idonei riduciamo il rischio di ammalarci. Per quello che riguarda invece la prevenzione secondaria, ovvero la vera e propria diagnosi precoce,
è quello di cui si occupano i radiologi senologi come me, che hanno a disposizione tutta una serie di metodiche che ormai la tecnologia ci mette a disposizione. Quando parliamo di diagnosi precoce, tuttavia, la metodica di imaging che resta comunque la più efficace nella diagnosi di forme tumorali in fase preclinica è sicuramente la mammografia. Abbiamo poi a disposizione l'esame ecografico, che è una metodica non invasiva, molto diffusa, e che però presenta delle limitazioni importanti non può essere utilizzata nelle donne dopo i 40 anni in sostituzione alla mammografia, ma eventualmente come esame complementare alla stessa. Questo perché appunto la ecografia può evidenziare anche in mani di radiologi molto esperti lesioni che vanno dai 4 ai 5 mm, mentre l'esame mammografico, soprattutto se la lesione tumorale si presenta con delle microcalcificazioni, possiamo individuare lesioni anche di sotto al millimetro. E questo appunto per ribadire il concetto dell'importanza assoluta dell'esame mammografico. Non a caso la mammografia è utilizzata come esame di primo livello negli screening organizzati per il tumore al seno. Seguita poi eventualmente da approfondimenti diagnostici cosiddetti di secondo livello nel momento in cui i medici radiologi che hanno eseguito le letture di screening lo ritengano opportuno. Infatti viene raccomandata alle donne in fascia screening, quindi nella fascia tra i 50 e i 69 anni, una mammografia a cadenza biennale. Mentre per quello che riguarda donne nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni viene raccomandato un esame senologico clinico strumentale completo, quindi una visita senologica, una mammografia seguita dall'esame ecografico ogni 12-18 mesi. In questo caso l'ecografia assume un ruolo molto importante in questa fascia d'età, poiché la densità ghiandolare in queste donne è ancora elevata e la mammografia può presentare dei limiti più importanti, per cui l'ecografia ci permette di rilevare quelle lesioni che invece vengono non evidenziate dalla mammografia a causa del mascheramento dovuto appunto alla densità ghiandolare. Queste ovviamente sono indicazioni generali. Quello che noi vorremmo invece cercare di fare è un percorso di prevenzione costruito su misura per ogni donna. Infatti, concludendo, vorrei presentarvi questo studio che si chiama Studio Pink, al quale partecipa la senologia dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che è un importante studio multicentrico promosso dal CNR e sostenuto dalla Fondazione Umberto Veronesi, che punta ad identificare il percorso di prevenzione più efficace per ognuna di noi, tenendo conto dei parametri clinici, della familiarità e dei fattori di rischio. Allora, buonasera a tutti. Sì, parlando di prevenzione, sicuramente possiamo distinguere intanto una prevenzione primaria, ovvero l'individuazione e la possibile rimozione di quelli che sono i fattori di rischio che possono aumentare l'incidenza di tumore al seno. Abbiamo poi una prevenzione secondaria, che è la vera e propria diagnosi precoce, che è quella di cui si occupano i radiologi e senologi come me. E parlando di diagnosi precoce significa trovare dei tumori, delle lesioni molto piccole, quindi in una fase preclinica quando ancora non hanno dato segni e sintomi. E poiché sono ormai numerosi gli studi che ci dimostrano che più piccola è la lesione, maggiori sono le possibilità di guarigione, ovviamente capiamo l'importanza di questa diagnosi precoce. Parlando appunto di lesioni molto piccole, la metodica di imaging che attualmente rimane ancora la più efficace nella diagnosi del tumore alla mammella è la mammografia. Noi radiologi abbiamo poi numerose altre strumentazioni oggi aiutati dalla tecnologia, per cui abbiamo l'ecografia, la risonanza magnetica, la mammografia tridimensionale, la famosa tomosintesi, la mammografia con mezzo di contrasto, tutti i tipi di approfondimenti citologici e microistologici, però l'esame di base rimane comunque la mammografia e non a caso è l'esame che viene raccomandato a cadenza biennale
come esame di primo livello nelle donne in fascia screening, quindi nelle donne dai 50 ai 69 anni. Buonasera a tutti e grazie infinite per questa iniziativa. A me premeva sottolineare una cosa come oncologa. Il tumore della mammella rappresenta il primo tumore che colpisce le donne in termini di incidenza e, come ha detto Alida precedentemente, ha un'incidenza estremamente elevata. Una donna circa su 10 si ammala di questa malattia. Parimenti, mi preme sottolineare come la curva invece della mortalità per questa malattia scenda di anno in anno dello 0,8%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i programmi di screening funzionano, vuol dire anche che le nostre terapie oncologiche funzionano. Nel campo della prevenzione ovviamente dobbiamo parlare delle cosiddette terapie adiuvanti, cioè delle terapie che seguono l'intervento chirurgico non in presenza di una malattia attiva, ma semplicemente sulla base dei fattori prognostici della malattia che ci inducono a consigliare alle singole pazienti questi trattamenti, che possono essere trattamenti ormonali, chemioterapie e immunoterapie. L'invito del nostro sindaco di Alida e il nostro della Breast Unit è: continuiamo così anche in epoca Covid. Quindi non trascuriamo quelle che sono le altre patologie dove in realtà noi riusciamo ad avere una grossa incidenza. Io ringrazio il dottor Cesare Magalotti, il direttore dell'unità senologica Breast Unit Marche Nord di Fano, la dottoressa Claudia Cappelletti, la dottoressa Tiziana Lombardi, la case manager Elisabeth Pastor Ruiz e Alida Battistelli, presidente dell'associazione Fior di Loto. Vi ringrazio, io direi di salutarci qui e spero che chi ci ha seguito abbia trovato utile questo momento, spero che sia stato un momento, diciamo, che vi metta nelle condizioni di innanzitutto di avere maggiori strumenti per muovervi con più convinzione, ma anche che sia venuta alle donne la voglia di prendersi cura di sé, perché questa è una cosa importante, forse è il primo muro da abbattere, per cui grazie per aver condiviso questo momento. L'amministrazione c'è, io so che la vostra disponibilità a fare appuntamenti, a mettere in piedi appuntamenti di questo tipo c'è, per cui penso che ci rivedremo anche, spero, di persona. Quindi buon proseguimento, grazie per quello che fate tutti e buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.